Giovanni, voglio sapere qual è il quadro a cui sei più affezionato, se c'è uno in particolare di questa mostra qui. Frammento della mia. È difficile da dire. Giovanni dice che è difficile da dire. In ogni quadro, in ogni suo quadro ci sono frammenti della sua vita. In effetti ogni quadro parte da un percorso, da semplicemente una visita in un paese che l'ha colpito, almeno per quanto riguarda questi qua presenti, perché come ti dicevo prima ci sono quadri invece che riguardano la lotta alla mafia, le ingiustizie. Questi riguardano, sono per lo più frutti delle visite di Giovanni nei vari posti in cui lui ha viaggiato, perché Giovanni piace molto viaggiare, fa diversi viaggi l'anno, quindi in ogni viaggio lui mantiene dei frame di quelli che sono i luoghi che ha visto. È più affezionato per esempio a dei colori a seconda del suo stato d'animo? Per esempio in musica se usi il minore è quando sei più triste, quando usi il maggiore, capito come? Facciamo rispondere a lui. No? No? No, non ci sono dei colori, dice che gli danno un maggiore affetto. Sono, io penso, conoscendolo, che il gioco che lui fa con i colori è un gioco meticoloso. Giovanni, nella scelta del colore, a volte impegna intere giornate, cioè solo per centrare quel colore che gli ricorda e gli dà quell'emozione che però è nella sua proiezione della realtà. Lui rivede la realtà, però quello che gli piace dire a lui, no? Io sono come un impressionista moderno, io rivedo la realtà e la rimodifico. È il lavoro, è il lavoro che fa lui. Gli ho rubato le parole di bocca. Allora siete proprio in simbiosi. Ci conosciamo da soli 7 mesi, però sì, è nata una grande amicizia. C'è molta sintonia. Sì, a volte lottiamo, a volte litighiamo, a volte ci vogliamo bene, però diciamo che è un rapporto molto sincero il nostro. Fatto un po' di fratellanza. Cioè si è sviluppata una sorta di fratellanza in soli pochi mesi, perché in fondo siamo molto simili.